Un incipit convincente come solo lei sa fare, la passione per la scrittura che diviene espressione dell'animo umano. La giovane Carola Segreto continua a stupire ed emozionare la giuria dei concorsi ai quali partecipa con la sua originalità nel mettere sulla carta i pensieri e le riflessioni sui grandi temi della vita, sulle vite e i romanzi di grandi scrittori. Dopo il premio Maria Grazia Cutuli, la studentessa 17enne del Cannizzaro di Vittoria ha conquistato anche il premio Pensare Bufalino, Scrivere Bufalino, seconda edizione, indetto dal Lion Club Tereblea di Comiso in collaborazione con la Fondazione Gesualdo Bufalino della città Casmenea, dove è avvenuta la premiazione. Una recensione magistrale di Diceria dell'Untore per Carola è un sogno che si fa sempre più reale, diventare scrittrice. Le mie emozioni sono state comunque moltissime, molteplici, perché comunque ho dato molta importanza a quella che è la figura dello scrittore di Bufalino, importanza a quello che si scrive, perché comunque io ho la passione della scrittura e questo concorso mi ha dato la possibilità di eseguire quello che ho sempre desiderato fare, e una relazione in questo caso su un romanzo che ha avuto una funzione catartica su di me, quanto comunque liberatoria, e come è stato anche per Bufalino. Che cosa vuoi fare da grande? Da grande l'insegnante, perché a elevarmi a livelli di scrittrice, cose varie, è più un sogno. Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente del Cannizzaro Salvatore Battaglia e dai docenti di Carola. Ha una propensione per la scrittura che è eccezionale, ha un'originalità nell'espressione. Penso che la parte che abbia di più colpito la commissione, la giuria, sia stato l'incipit, l'inizio di questo lavoro che sembra quasi uno spartito musicale.